Codice PAL numero 3 confermato. Inserimento del codice PAL completato. Codice di detonazione attivato. No, perché? Pronti al lancio. Io l'ho disattivato! Grazie, Snake. Ora il codice di detonazione è completo. Ora nessuno può più fermare il Metal Gear. Master, che cosa sta succedendo? Tu hai trovato la scheda e hai perfino attivato la testata per noi. Ti devo proprio ringraziare. Mi spiace di averti coinvolto in quella seccatura della Lega Memoria di Conformazione. Ma che cosa sta dicendo? Noi non siamo riusciti a scoprire il codice del direttore della DARPA. Neppure i poteri psichici di Mantis bastavano a leggergli il pensiero. Poi Ocelot l'ha ucciso per errore durante l'interrogatorio. In altri termini, non eravamo capaci di lanciare un attacco nucleare e stavamo tutti quanti preoccupandoci parecchio. Senza la minaccia dell'attacco nucleare, nessuno avrebbe mai accolto le nostre richieste. Che significa? Essendo sprovvisti dei codici di detonazione, abbiamo dovuto trovare qualche altro sistema. E così ho deciso che potevi esserci utile, Snake. Vale a dire? Come prima cosa ho pensato che avremmo potuto ricavare qualche informazione da te. E così ho fatto travestire Decoy Octopus da direttore della DARPA. Purtroppo Octopus non è sopravvissuto all'incontro per colpa del Fox Dye. Significa che lei aveva pianificato tutto ciò fin dall'inizio. Solo per farmi inserire il codice di detonazione. Non pensavi mica di riuscire a fare tutto quanto da solo, vero? Ma chi diavolo è lei? In ogni caso, i preparativi per il lancio sono ultimati. Non appena il mondo avrà un saggio della potenza di quest'arma, la Casa Bianca non avrà scelta e dovrà darmi il vaccino per il Fox Dye. Il loro asso nella manica ora non serve più a niente. Asso nella manica? Il piano del Pentagono per sfruttarti ha già avuto successo nella stanza delle torture. Snake, sei proprio l'unico che non sa niente. Povero sciocco. Ma insomma, chi è lei? Ti dirò tutto ciò che avrai voglia di sapere. Se riuscirai a raggiungermi, cioè. E il posto sarebbe... molto vicino. Snake, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Campbell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno 3 giorni. Io non lo sapevo, perché il mio collegamento code con Master era saltato, ma Mei Ling diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora, lui chi è? Snake, tu hai parlato a... me, caro fratello! Liquid, ma che... tu sei servito al tuo scopo. Ora puoi morire! Antiproiettile, non puoi sfondarlo con un'arma ordinaria. Riesci ad aprire da lì la serratura di sicurezza? Ci provo. Cerca di reggere per un minuto. Ce l'ho fatta! Snake!
Snake, sto aprendo la porta! Snake, stai bene? Liquid! Snake! Ti piacciono i miei occhiali da sole? Dannazione! Intendi puntare un'arma contro tuo fratello? Perché hai fatto finta di essere Master? Per poterti manovrare con maggiore facilità. E ti sei comportato abbastanza bene, devo dire. Cioè. Anche i ragazzi al Pentagono probabilmente stanno pensando la stessa cosa. Di che diavolo stai parlando? Esegui ciecamente degli ordini senza fare domande. Hai perso il tuo orgoglio di guerriero. Sei diventato solo una marionetta, Snake. Cosa? Fermare il lancio nucleare, salvare gli ostaggi. Era tutto un diversivo. Un diversivo? Il Pentagono aveva solo bisogno che tu entrassi in contatto con noi. È per questo che ha ucciso il presidente della Armstech e i Decoy Octopus. Vuoi dire che... Esatto. Sei stato mandato qui per ucciderci, in modo che loro potessero recuperare il Metal Gear senza danni, insieme ai corpi dei soldati genetici. Fin dall'inizio il Pentagono ti ha utilizzato semplicemente come portatore del virus Foxdie. Foxdie? Non può essere! Vuoi farmi credere che Naomi lavorava per il Pentagono? Così almeno credevano loro. Ma sembra che la dottoressa Naomi Hunter non si lasciasse controllare così facilmente. Cosa? Abbiamo un nostro uomo infiltrato nel Pentagono. Ci ha riferito che la dottoressa Hunter ha modificato il programma Foxdie giusto prima dell'operazione, ma nessuno sa come e perché. Mi chiedo... Forse l'hanno arrestata per scoprire la risposta a questa domanda. Non c'è dubbio. Ma io non so per quale motivo abbia architettato la sua meschina vendetta. Ancora adesso non sappiamo quali modifiche abbia portato al programma Foxdie. Oh, ma in fondo non importa. Ho già aggiunto il vaccino per i Foxdie nella lista delle mie richieste alla Casa Bianca. Esiste un vaccino? Deve esistere, ma quella donna è l'unica che lo sa con sicurezza. Potrebbe risultare non necessario, comunque. E perché? Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. È vero che il presidente della Armstech e Decoy Octopus sono stati uccisi dal Foxdie? Ma Ocelot, io stesso e tu, il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus? Potrebbe essere. Ma se non uccide te, posso stare tranquillo. Dopotutto, il nostro codice genetico è identico. Allora è vero. Tu e io siamo... Gemelli, esatto! Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Les enfants terribles. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, eh? Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita? Ma io sono quello che nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Boss. Una specie di amore deviato. Amore? Odio, vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore. E ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre aveva iniziato.
Sarò migliore di lui! Lo polverizzerò! Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che è contenuto nei miei geni! Aspetta! Snake, il tuo sarà il primo sangue versato da questa nuova gloriosa arma. Consideralo un onore, un regalo di tuo fratello. Ora te lo mostrerò. Guarda la potenza dell'arma che ci condurrà nel 21° secolo. Si sta muovendo. Ma come lo fermi? Narrazione!
profonda. Allora eri tu. Hai un aspetto orribile, Snake. Non sei invecchiato bene. Mi spegnerò l'inferno! Fox, perché? Che cosa vuoi da me? Io sono prigioniero della morte e solo tu puoi liberarmi. Fox, stanne fuori. E cosa mi dici di Naomi? Si è dannata cercando di vendicarti. Naomi! Tu sei l'unico che è in grado di fermarla. No, non posso. Perché? Perché io ho ucciso i suoi genitori. Allora ero giovane e non sono riuscito a uccidere anche lei. Mi sentivo così male che decisi di portarla con me, crescendola come se fosse stata mia sorella, per soffocare il grido della mia coscienza. Ancora adesso lei pensa a me come un fratello. Fox, agli altri possiamo anche essere sembrati un fratello e una sorella felici, ma ogni volta che la guardavo vedevo gli occhi dei suoi genitori che mi fissavano. Diglielo tu per me. Dille che sono stato io a farlo. Eccomi qua. Abbiamo quasi finito il nostro tempo. Ecco, un ultimo regalo da parte di Gola Profonda. Lo fermerò. Fox! Cacciamo le volpi, Fox! Cacciamo gli sciacalli! Invece dei branchi usiamo dei levrieri e regali! Fox! Quanto è in grado di resistere il tuo esoscheletro? E tu, Snake, hai intenzione di restare lì seduto a guardarlo morire? Una volpe in difficoltà è più pericolosa di uno sciacallo! Ha distrutto il radon! Impressionante! Ti meriti davvero il tuo nome in codice, Fox! Ma ora sei finito! Spara lo Stinger! Fox! Davvero vuoi sparare? Così morirà anche lui! Ora, di fronte a te, posso finalmente morire. Dopo Zanzibar, ero fuori dalla battaglia, né completamente vivo, né completamente morto. Un'ombra incapace di morire in un mondo di luci. Ma presto tutto finirà. Finalmente. No, non posso farlo. Muori! Snake, noi non siamo strumenti né del governo né di nessun altro. Combattere era l'unica cosa. L'unica cosa di cui fossi veramente capace, ma almeno io ho sempre combattuto per quello in cui credevo. Snake? Addio. Nemmeno te stesso! Muori! Thank you.
Dormi fino a tardi come al solito, Snake? Liquid, sei ancora vivo. Non morirò mai, fino a quando tu resterai vivo. Peccato. Pare che la tua rivoluzione sia stata un fiasco. Il fatto che tu abbia distrutto il Metal Gear non significa che io abbia finito di combattere. Combattere? Ma che cosa vuoi veramente? Un mondo dove i guerrieri come noi siano onorati come una volta, proprio come dovremmo essere. Questa era una fantasticheria di Big Boss. Era il suo ultimo desiderio. Quando era giovane, durante la Guerra Fredda, il mondo aveva bisogno di gente come noi. Allora noi eravamo preziosi. Eravamo desiderati, ma ora le cose sono cambiate. Con tutti i bugiardi e gli ipocriti che guidano il mondo, la guerra non è più come una volta. Stiamo perdendo il nostro posto in un mondo che non ha più bisogno di noi. Un mondo che adesso disprezza la nostra stessa esistenza. Dovresti saperlo anche tu, come lo so io. Dopo che avrò lanciato quest'arma e ottenuto il nostro miliardo di dollari, potrò riportare il caos e l'onore in questo mondo ramollito. Il conflitto farà nascere altri conflitti. L'odio creerà odio nuovo. E quindi noi espanderemo sempre di più la nostra sfera di influenza. Ma fino a quando ci saranno persone a questo mondo, ci sarà sempre qualche guerra. Il problema è l'equilibrio. Nostro padre sapeva qual è il miglior tipo di equilibrio. E questa è l'unica ragione. E non è sufficiente? Per guerrieri come noi, dico. Non voglio un mondo simile. Ah, bugiardo! Allora che ci fai qui? Perché continui a seguire gli ordini quando i tuoi superiori ti tradiscono? Perché sei venuto qui? Silenzio. Te lo dirò io il perché. A te piace uccidere. Questo è quanto. Ma... osi forse negarlo? Non hai già ucciso molti dei miei compagni? Ma l'ho fatto per... Io studiavo la tua espressione mentre li uccidevi. Eri pieno di eccitazione per la battaglia. Ti sbagli! C'è un assassino in te. Inutile negarlo. Siamo stati creati per essere così. Creati? Les enfants terribles. I bambini terribili. Era così che si chiamava il progetto. È cominciato nel 1970. Volevano creare artificialmente i migliori soldati possibili. La persona scelta come modello fu l'uomo conosciuto come il più grande soldato vivente al mondo. Big Boss. Ma nostro padre era già ferito in coma quando riuscirono a recuperarlo. Allora ci crearono usando le sue cellule. Una combinazione della clonazione analogica del XX secolo e del metodo Super Baby. Metodo Super Baby? Fertilizzarono un ovulo con una cellula di nostro padre, quindi lo fecero dividere in 8 piccoli cloni che furono impiantati nell'utero di una donna. Nei mesi seguenti fecero intenzionalmente abortire 6 dei feti per incoraggiare lo sviluppo dei migliori. Io e te inizialmente avevamo altri 6 gemelli. 8 gemelli? Sì. Gli altri 6 nostri fratelli furono sacrificati per far nascere noi. Siamo stati complici di un omicidio ancora prima di venire al mondo. Così restammo tu ed io. 2 ovuli fertilizzati con esattamente lo stesso DNA. Ma non avevano ancora finito. Mi usarono come cavia per creare un fenotipo che fosse la manifestazione di tutti i geni dominanti. Per creare te! Mi diedero tutti i geni recessivi. Tu mi hai rubato tutto ancora prima che io nascessi. Ma tu e io non siamo i suoi unici figli. Cosa? I soldati genetici. Anch'essi sono una sua progenie. Sono legati geneticamente a lui. Sono diversi. Sono digitali. Sai, con il completamento del progetto Genoma, i misteri dell'umanità erano ormai stati svelati. Grazie al DNA di nostro padre, identificarono più di 60 geni soldato, responsabili di tutto, dal pensiero strategico al suo proverbiale istinto omicida. I geni soldato furono trapiantati mediante la terapia genetica nei membri del corpo speciale Next Generation, che in questo modo divennero soldati genetici.
Che strano, eh? I soldati che andavi uccidendo a destra e a manca erano nostri fratelli, con il nostro stesso patrimonio genetico. I soldati genetici? Esatto. Sono nostri fratelli, creati artificialmente con l'allineamento di nucleotidi per ricreare i geni di nostro padre. Anch'essi sono il risultato di numerosi sacrifici. Sacrifici? Esperimenti su esseri umani. 1991, la guerra del Golfo. Ai soldati vennero iniettati segretamente quei geni. La sindrome della guerra del Golfo, accusata da centinaia di migliaia di soldati al ritorno a casa, era un loro effetto collaterale. Non è vero. Tutti sanno che la sindrome della guerra del Golfo era provocata dall'esposizione all'uranio esaurito dei proiettili anticarro. Questa era solo la copertura messa in giro dal Pentagono. Prima dissero che si trattava di stress post-traumatico, quindi delle armi chimiche o biologiche. Le unità per il rilevamento di gas velenosi e le iniezioni anti-sarin. Era tutto un paravento per coprire gli esperimenti genetici. Ma allora, quelli che vengono chiamati i bambini della guerra del Golfo, i figli di quei veterani sono... Sì, anche loro sono nostri fratelli e sorelle. Dunque hanno ottenuto il pieno successo dell'esperimento soldati genetici. Successo? Ma che dici, idiota? Sono un completo fallimento. Sono sull'orlo dell'estinzione. Cosa? Hai mai sentito parlare della teoria della diversità? La natura tende a favorire la diversità. Le specie che si sono estinte mostrano tutti i caratteri di simmetria. E proprio questi sono i problemi di cui soffrono i soldati genetici. Come me e come te. Tutti noi siamo a un passo dalla morte a livello genetico. Non sappiamo soltanto quando o che tipo di malattia ci colpirà. È per questo che ci servono le informazioni genetiche del vecchio. Vuoi il DNA di Big Boss per salvare la tua famiglia? Questo è davvero toccante. In natura i membri della stessa famiglia non si accoppiano tra loro, eppure collaborano per sopravvivere. Sai perché? Perché in questo modo aumenta la possibilità che i loro geni vengano trasmessi a una nuova generazione di individui. L'altruismo tra i consanguinei non è una risposta alla selezione naturale. Si chiama teoria egoistica del gene. Vuoi farmi credere che sono i tuoi geni a ordinarti di salvare i soldati genetici? Non puoi combattere i tuoi geni. È destino. Tutti gli esseri viventi nascono con il solo scopo di trasmettere i geni dei propri genitori. Per questo io voglio seguire quello che ordinano i miei geni. Ma io ho intenzione di andare oltre. Per spezzare la maledizione della mia stirpe. E per farlo, ti devo uccidere. Guarda dietro di te. Meryl. È viva. Non ne sono sicuro. Qualche ora fa lo era. Continuava a chiamarti, sai. Meryl. Che stupida. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No! Non abbiamo né passato né futuro. E anche se lo avessimo, non sarebbe davvero nostro. Io e te siamo solo coppie di nostro padre, Big Boss! Lascia andare Meryl. Non appena avremo sistemato le nostre faccende. E il tempo è quasi finito. Stai parlando del Fox Die? No. Sembra che il Pentagono abbia saputo della distruzione del Metal Gear e che abbia deciso di poter fare a meno anche di una rilevazione ADB. Se vuoi dettagli, perché non li chiedi al tuo caro amico, il colonnello Campbell? Colonnello, riesci a sentirmi? Sì, sto ascoltando. Che cosa sta cercando di fare il Pentagono, colonnello? Mi risponda! Il segretario della difesa ha assunto il controllo attivo di questa operazione. Sta arrivando sul posto con un AWACS. Perché? Per bombardare tutto. Che cosa? Non solo. Vari bombardieri B2 sono appena decollati dalla base aerea di Galena, carichi di bombe nucleari tattiche perforanti B6113. Ma che... Il Metal Gear è stato distrutto, lo dica al segretario della difesa. Il segretario della difesa ha saputo che Naomi ha fatto il doppio gioco con noi ed è preoccupato per Fox Die. Dato che non c'è più pericolo di attacchi nucleari da parte del Metal Gear,
ha intenzione di fare tutto il possibile per coprire la verità riguardo a tutto ciò che è veramente accaduto laggiù. Ha intenzione di sganciare una bomba nucleare per vaporizzare tutte le prove e i testimoni. Non preoccuparti, Snake. Fermerò l'attacco nucleare. Come? Magari sono solo un uomo di paglia, ma resto pur sempre il comandante ufficiale di questa missione. Se darò l'ordine di ritardare l'attacco, confonderò chi si trova lungo la catena del comando e dovrei come minimo farti guadagnare un po' di tempo. Avrai una possibilità di scappare. Ma colonnello, se ci prova... Va tutto bene, Snake. La verità è che la Foxhound era già oggetto di un'indagine segreta. Meryl è stata trasferita a questa base proprio prima dell'attacco dei terroristi perché doveva essere una leva per manipolarmi. Quei bastardi. Mi spiace. Mi hanno costretto a collaborare in cambio della sua vita. È meglio che tu esca da lì, Snake. Sicuro? Si metterà male per lei. Non preoccuparti. È il minimo che possa fare per te dopo tutte le balle che ti ho raccontato. Colonnello. Sto dando ordine di cancellare il bombardamento. Dopodiché non potremo più tornare... Ehi, ma che sta facendo? Snake! Mei-Ling, che è successo al colonnello? Non ci credo. Che è successo? Snake, il colonnello! Roy Campbell è stato rilevato dal comando. Sono il segretario della difesa, Jim Houseman. Mi ripassi il colonnello? No. Agli arresti per avere trasmesso informazioni segretissime e verrà incriminato per alto tradimento. Ridicolo. Certo, è un uomo ridicolo. Credeva davvero di avere il comando di questa operazione. Bastardo. Non rimarrà un filo di prova. Sono certo che anche il presidente sarà d'accordo. Il presidente ha ordinato tutto questo? Il presidente è un uomo molto occupato. Io ho piena autorità qui. E come pensa di spiegare al pubblico un attacco nucleare in Alaska? Non si preoccupi. Abbiamo elaborato una convincente storia di copertura. Ci limiteremo a dire che i terroristi hanno fatto esplodere un ordigno nucleare. Già, astuto. Ma ucciderete chiunque, gli scienziati, i soldati genetici, tutti. Donald, il direttore della DARPA, è già morto. Ah, allora non aveva intenzione di uccidere anche lui. Era mio amico. E del destino degli altri, lei se ne frega altamente, vero? Beh, se lei mi darà il disco ottico, potrei considerare la possibilità di salvare tutti. Ma di che parla? I dati dell'esperimento del Metal Gear. Donald avrebbe dovuto riportarlo indietro. Io non ce l'ho. Vedo. Ma va bene, non c'è problema. Voi due siete uno scomodo ricordo degli anni 70, un piccolo sgradevole segreto del nostro paese. Non possiamo permetterci di lasciarvi in vita. Bene, le bombe verranno lanciate fra poco e voi due avete parecchio da dirvi. Addio. Non c'è via di scampo per noi. Finiamo questa storia prima dell'attacco aereo. Tu mi hai portato via tutto. Solo la tua morte mi darà soddisfazione. Solo la tua morte mi ridarà ciò che è mio di diritto. Lei sarà uno splendido sacrificio per la nostra battaglia finale. Lo vedi questo? Sarà il limite di tempo per il nostro scontro. Il modulo nucleare è programmato per esplodere nel momento stesso della sua morte. Se vincerai, potrai ancora sperare di salvarla. Potrai godere di un breve istante d'amore prima di morire. Se attraverserai questa linea, cadrai. Da questa altezza persino tu moriresti. Avanti, Snake! Oh,
proprio tu? Snake, sei vivo. Grazie a Dio. Meryl. Meryl, tutto bene? Tutto bene? È tutto quello che hai da dirmi? Meryl, deve essere stato terribile. Poteva andare peggio. Non mi sono arresa alla tortura. Tortura? Ne ha cose ancora peggiori. Io stavo combattendo, Snake, proprio come te. Sei una donna molto forte. Combatterli mi ha fatto sentire più vicina a te. Era come averti al mio fianco. Sei stato tu a darmi la forza per lottare. Avevo tanta paura. Mi dispiace. Non dirlo. Ma quell'orrore mi ha fatto capire una cosa. In tutto quel dolore, quella vergogna, c'era solo una cosa di cui ero certa. Un'unica speranza a cui mi sono aggrappata. Una speranza che mi ha tenuta in vita. Snake, volevo vederti di nuovo. Meryl. È il mio codec. Snake, sono io. Otacon, buone notizie. Meryl sta bene. Ottimo, l'hai salvata, ragazzo. Gran bel lavoro. Ma ho anche delle pessime notizie. Stiamo per essere bombardati. Oh no! Suppongo che siamo considerati sacrificabili. Non c'è un modo per uscire da qui. Un'uscita? Sì, certo. Puoi prendere la galleria di carico e raggiungere la superficie. Vicino a te c'è un parcheggio. La galleria per la superficie parte da lì. Dalla porta di fronte? No, è un piccolo ingresso a ovest di quella. E le misure di sicurezza? L'ho appena sbloccata. Con chi credi di stare parlando? Penserò io ai sistemi di sicurezza lungo il tuo percorso di fuga. Ma che cosa farai tu? Io me ne starò qui. Ma sei pazzo? Ho bisogno di un po' di tempo per curare il tuo percorso di fuga. Ma... sbloccare le porte di sicurezza è un lavoro difficile, solo io posso farcela. Otacon. Non preoccuparti, io resto qui, ho deciso. Otacon, questo è un rifugio corazzato, ma loro stanno per usare una bomba nucleare perforante. Non sopravviverai. Non ho più voglia di rimpiangere il passato. La vita non è solo una perdita continua. Snake, ora sono una persona completa. Ho trovato una ragione per vivere. Bene, ma non morire per me. Lo stesso vale per te. Prenditi cura di Meryl, d'accordo? Lo farò. Ora devo andare. Prometto che farò qualcosa per il tuo percorso di fuga. Grazie. Grazie. Come suona bene. Mi fido di te. Grazie, Snake. Leviamoci da questo maledetto posto. E lui? Dov'è Otacon? Lui sta combattendo ora. Con se stesso. Per diventare l'uomo che vuole essere. Sta combattendo anche per noi? Sì. E non voglio che lo faccia inutilmente. Neanch'io. Sembra che dopo tutto dovremmo rinunciare alla scena d'amore. Sembra di sì. Che peccato. Usciamo di qui. Snake, fuori si gela. Ti servono dei vestiti. La mia tuta da infiltrazione. Fai presto. Muoviti!
Snake! Hanno messo il colonnello agli arresti! Non so bene cosa fare! Questo probabilmente è il tuo... Snake! Wow, ecco le chiavi!
posto? Sì, solo qualche livido. Meryl, riesci a muoverti? È bloccata, non posso muovermi. Che cosa sarà successo a Liquid? Non riesco a vederlo. Liquid è morto. Oh oh. Snake! Se è morto, significa che... Non dirlo, Snake. Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth in vista. Snake, riesci a sentirmi? Colonnello! Stai bene? Colonnello, che è successo? Il segretario della difesa è stato arrestato. Pensionamento anticipato. Arrestato? Sono riuscito a mettermi in contatto col presidente. Il Metal Gear, l'esperimento, tutto quanto. Il segretario della difesa stava agendo per conto proprio. Da solo? Che è successo all'incursione aerea e all'attacco nucleare? Gli ordini sono stati annullati. Gli F-117 e i B-2 Spirit sono tornati alla base. Ho di nuovo piena autorità sull'operazione. Capisco. A Washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto. Me lo stavo giusto chiedendo. In ogni caso, il pericolo è finito. Grazie, Snake. Colonnello, può dormire tranquillo. Meryl sta bene. Davvero? Oh, grazie. Grazie tante, Snake. Snake, mi spiace di averti nascosto molte cose. Non c'è problema, colonnello. Snake, non sono un colonnello. Sì, ricordo. Ho un regalo per te. C'è una motoslitta vicino a te. Mayling l'ha vista dalle foto via satellite. In questo periodo dell'anno, i ghiacciai sono piuttosto tranquilli. Dovresti riuscire a superarli senza problemi. Scommetto che i ragazzi della DIA e della NSA pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo. Neppure io. Meglio che non mi faccia vedere da quelle parti. Non c'è pericolo. Voi due siete ufficialmente morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano. Beh, non è troppo lontano dalla verità. E c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola Fox. Il dottor Al Emmerich dovrebbe essere da qualche parte nella base. Voglio che qualcuno lo porti qui. Capisco, ci penso io. Va bene, Roy. Andrà tutto bene? Non preoccuparti. Ho una polizza di assicurazioni. Una copia stampata di tutti i dati di Mayling. Finché resteranno in mia mano, io, tu e Mayling non avremo problemi. La batteria di quei nanoidi si scaricherà presto. Non potranno seguirci. Credo che non ci incontreremo più. Non si preoccupi, un giorno passerò a visitarla. Davvero, ci conto. Roy, c'è una cosa che vorrei sapere. Cioè? Una cosa su Fox Dye. Meryl starà bene, non era inclusa nel suo programma. Ma io? Ho ucciso Liquid. Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento. Come sta? Non ti preoccupare, ora ti passo Naomi. Snake, sono io. Naomi. Ho sentito di mio fratello. Mi spiace, ma aveva un ultimo messaggio per te. Eh? Mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita. Frankie ha detto questo? Sì, e ha detto anche che ti vorrà sempre bene. Naomi, tuo fratello ha appena salvato te, me e il mondo intero. Ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo. Forse ha finalmente trovato un po' di pace. Ma non era davvero più lui. Da quando ha combattuto con te a Zanzibar, è diventato come un fantasma. Un fantasma alla ricerca di un posto per morire. Naomi,
Anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dai. Che puoi dirmi al riguardo? Quando morirò? Dipende da te. Che cosa vuoi dire? Tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto. Sì, ma quando scadrà il mio? Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake. È tutto ciò che posso dirti. Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico. Non può essere cambiato. È immutabile. Ma la vita non è solo questo. Finalmente l'ho capito. Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA. Perché volevo scoprire chi ero, da dove ero venuta. Pensavo che, analizzando il mio DNA, avrei potuto scoprire le mie origini, il nome dei miei genitori. E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita. Ma mi sbagliavo. Non ho trovato niente. Non ho imparato niente. Proprio come i soldati genetici, puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi, ma non puoi renderli invincibili. Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona, il suo destino potenziale. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Snake, che tu sia o meno nel programma Fox Dai non è importante. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi. Lo pensi anche tu, Snake? Non ti preoccupare, anch'io voglio scegliere la vita. Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere. D'ora in poi, però, vivrò e basta. I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro attraverso i nostri figli. La vita è un collegamento con il futuro, tutta la vita. Amandoci l'un l'altro, imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Finalmente l'ho capito. Il vero significato della vita. Grazie, Snake. Guarda, ho trovato questo. Teniamolo con noi, come ricordo. Di cosa? Un ricordo di una missione vittoriosa oppure della prima volta che ci siamo incontrati? Un ricordo di come vivere. Mm? Fino a oggi sono vissuto solo per me stesso. La sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi sia mai preoccupato. Non sei l'unico. Per tutti è così. Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo la morte negli occhi. Non lo so, forse è scritto nei miei geni. Ora che accadrà? Che cosa dicono i tuoi geni del futuro? Forse è arrivato il momento che io viva per qualcun altro. Qualcun altro? Sì. Qualcuno come te. Forse è questo il modo giusto di vivere. Allora, dove andiamo, Snake? David. Mi chiamo David. Ok. Dove andiamo ora, Dave? Penso che sia ora di cercare un nuovo sentiero nella vita. Un nuovo sentiero? Un nuovo scopo. E lo troveremo? Lo troveremo. So che lo troveremo. Che animali sono? Caribù. Per gli aleutiani il caribù è il simbolo della vita. Presto sarà primavera. Anche per noi. Sì, la primavera porta ovunque nuova vita. È il tempo della speranza. Ho vissuto qui per molto tempo, ma l'Alaska non mi è mai sembrata così bella.
Il cielo, il mare, i caribù e più di tutto, tu. Credo che questa nuova vita mi piacerà. Avanti, godiamoci la vita. Thank you.
Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi. Sì, signore. L'intera unità è stata spazzata via. Sì, quei due sono ancora vivi. Il vettore? Sì, signore. Fox Dai dovrebbe attivarsi fra poco, giusto come previsto. No, signore, la mia copertura è intatta. Nessuno sa chi sono davvero. Sì, il direttore della DARPA conosceva la mia identità, ma è stato eliminato. Sì, l'inferiore è riuscito a vincere dopo tutto. Esatto, fino all'ultimo Liquid pensava di essere lui l'inferiore. Sì, signore, sono completamente d'accordo. È necessario un individuo come lei per governare il mondo. No, signore, nessuno sa che lei era il terzo, Solidus. Che cosa dovrei sapere della donna? Sì, signore, la terrò sotto sorveglianza. Sì, grazie e arrivederci, signor Presidente. Sì.